Siamo da sempre abituati a considerare i carichi sugli sci come quelli che dalla massa grande del corpo attraverso l'asse degli arti inferiori, soprattutto di quello esterno, vanno a convogliare, a scaricare sul terreno. Dobbiamo uscire da questa mentalità del solo carico assiale e pensare che ci sono altri tipi di sforzo muscolare da tenere in considerazione e sono quelli che fanno veramente la qualità della sciata moderna. Diamo per scontato che i carichi lungo l'asse degli arti inferiori li sosteniamo e con più o meno sforzo, ma andiamo a considerare altri tipi di sforzo che possono ottimizzare veramente l'effetto taglio e conduzione. Ecco, qui vediamo la situazione del carico assiale che dicevo di dare per scontato. Consideriamo invece questo: lo sci nel suo correre sulla neve, nel suo tagliare la neve venendo avanti, incontra comunque una tendenza ad essere scalzato dal solco, quindi delle forze nemiche, diciamo, dal terreno che vogliono scalzarlo. Come fare per contrastare queste forze che tendono a far scappare gli sci all'esterno? Bisogna cercare di tagliare verso il terreno sullo stesso piano dell'inclinazione degli sci, tagliare verso il terreno e questo implica l'intervento dei muscoli adduttori della coscia esterna alla curva, dei muscoli abduttori della coscia interna alla curva, in modo che queste forze vengano contrastate. Non è una grande entità in chili, però è molto molto importante che queste forze vengano contrastate. Un altro sforzo da tenere presente riguarda il controllo delle rotazioni. Il proseguire degli sci lungo la curva, deformati, tendono a far ruotare tutto il corpo su se stesso, sul proprio asse, in un'eccessiva rotazione nel senso della curva. Si contrasta questa tendenza attraverso una contrazione piuttosto forte e contemporanea dei muscoli che provocano una controrotazione degli arti inferiori. E partendo dal piede a venire su, fissando i muscoli dell'addome, del dorso e del bacino, si riesce ad avere una sciata molto compatta, molto efficace al taglio e contro queste forze nemiche. L'argomento che stiamo trattando penso sia veramente il più importante, il passaggio da una mentalità di carichi dall'alto verso il piede. Con il termine che tanti usano di schiacciare, deve essere un concetto da allontanare. Bisogna avvicinarsi sempre di più a quello del tirare dentro gli sci e gli spigoli dentro la neve, dentro il pendio, perché possono fare uno sforzo a tagliare il pendio e non a schiacciare sulla neve e a strappare, diciamo, la superficie del terreno. Lo vediamo bene in queste belle discese e possiamo proprio notare come sul movimento di inclinazione del corpo e della sua caduta verso l'interno della curva venga ad inserirsi uno sforzo con gli adduttori della coscia esterna e gli abduttori dell'interna e dei piedi a tagliare il terreno e contrastare quasi con un controsterzo, una controtorsione la direzione presa dagli sci. Quindi mentre gli sci girano a destra, i muscoli tendono a controtorcere le gambe verso sinistra e viceversa. È molto difficile inizialmente pensare a questo tipo di tensioni muscolari in queste direzioni diverse da quella solita, che è semplicemente lungo l'asse della gamba esterna, però
È difficile, però, quando questa viene abbinata ad un'idea di ritmo e di compattezza, dà dei risultati veramente eccezionali in termini sia di carichi giusti per quella curva, quelli che effettivamente ci servono, sia in termini di tenuta e di dinamicità sia durante la curva sia nell'uscita e nell'ingresso nella curva seguente. Se nella curva lunga abbiamo un certo tempo a disposizione per applicare la cosa, nella curva corta e stretta diventa più difficile, ci vuole più prontezza, più determinazione ancora e soprattutto una scelta di tempo veramente buona per far sì che lo sci non spatoli troppo sul terreno, ma entri, come prende appoggio, entri subito a taglio e favorisca la tenuta e l'espulsione del corpo da una curva verso la seguente con molta efficacia e con una prontezza eccezionale. Vediamo ancora in chiusura questa bella discesa di Davide Cervini e qua si può notare proprio il buon tempismo nel appoggiare dando taglio subito, taglio al quale succede immediatamente l'uscita dalla curva. È importante avere sempre le spalle avanzate. Ancora in questa curva Davide ci dorme un po' sopra e deve dare una correzione grattando un po' troppo. In questa riprende il tempo giusto e va a taglio benissimo, però gli sci gli schizzano via in avanti, le spalle un po' indietro, recupera la pendenza con i piedi, si riporta perfettamente in centralità e di qui alla fine della discesa direi che è veramente ottimo. Qua appoggia, taglia ed esce, e in questo appoggio, taglio, uscito c'è tutto, ci sono gli sforzi lungo l'asse, gli sforzi a taglio di adduttori e abduttori e la controtorsione rispetto al senso di curva in modo da dare efficacia al taglio e non un'eccessiva deformazione allo sci. Bello, proprio bello.